carnevale e bambini sono un binomio imprescindibile e sinonimo di colori e maschere in un tripudio di allegria. Fano non fa certo eccezione, anzi da diversi anni, grazie al lavoro di coinvolgimento delle scuole elementari e medie, sempre di più la sfilata della domenica mattina, sia per corso mascherato, sia per numero di pubblico presente, fa il pari con il grande corteo del pomeriggio. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, paragonando quello di questo anno con quello degli anni passati, forse anche per effetto ingresso a pagamento, il numero delle famiglie presenti sul percorso del Carnevale dei Bambini è sempre maggiore. Dal di lassù com'è il carnevale? È bellissimo, coloratissimo. Però mi tocca stare sempre in movimento. Perché sennò è freddo. È freddo. I coriandoli anche si tirano meglio? Sì, assolutamente sì. I bambini insomma mi guardano. Sì, si prendono anche meglio le caramelle. È vero? Benissimo. Quello abbiamo messo, sì, perché almeno le caramelle da sopra le prendiamo prima che arrivano sotto. Voi però siete meccanizzati. E questo è il lusso, i draghi moderni sono così. I draghi moderni sono così, dotati di bici, sì, sì. A trazione umana. Trazione umana perché è la più ecologica. Però un sidecar in bicicletta non l'avevo mai visto. Bellissimo. Quartieri, scuole, docenti, genitori, strutture diurne di accoglienza disabili, volontariato. Il lungo serpentone del corteo mattutino riempie con i suoi protagonisti completamente il percorso. I minicarri e quelli di seconda categoria, compreso anche un carro dedicato ad uno dei personaggi dei cartoni animati più amato in assoluto da piccoli ma anche dai loro genitori, vista la longevità del personaggio, ovvero sia l'inossidabile Braccio di Ferro, fanno da cornice a quello che è ormai divenuto un carnevale nel carnevale. State divertendo? Sì, tanto. Moltissimo. Com'è il carnevale di Fano? È bellissimo, è il carnevale più bello d'Italia. Non poteva mancare la regina Elisabetta al carnevale di Fano. Infatti, immancabile come sempre. Noi nel circolo didattico Fano San Lazzaro siamo sempre presenti. Oggi addirittura con 230 bambini. 230? Sì, anche la scuola dell'infanzia. Grande divertimento. Grande, grandissimo. Una mascherata tutte coccole. Sì, allora cuori e fiori per te mamma, e quindi abbiamo voluto rappresentare questi cuori e questi fiori come un omaggio a tutte le mamme. Siete felici di essere al carnevale? Sì, sì. Come ti chiami? Pietro. E cosa sei qui in questo? Cosa sei? Una carta da gioco? Cosa sei? No, sono un cuore. Sei un cuore, anche tu? Tu sei un bacio? Bacio, ce l'hai scritto, baci e amore. Sì. Ma tu già mangi i dolci? Sì. Non vuoi, ti piacciono i dolci? Sì. Qua al carnevale ne tirano tanti, lo sai? Sì. Chi sei tu? Luca. Luca, vestito da? Drago. Chi sarebbe lei? Sara. È vestita da? Sole. Beh, ti piace il carnevale? Sì. Siete sbarcati dalla luna o andate alla luna? Facciamo avanti e indietro. Avanti e indietro, avanti, con lo striscione. Certo. Perfetto. Certo. Tanti piccoli astronauti, sei pronto per partire? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei chi sarebbe? Io un robot. Ah, ecco, lui un astronauta. Benissimo. Tu invece? Io sono Thomas, sono un robot. Ma nello spazio ci servono gli occhiali? Boh. Te li porti? Beh, sì. Se non ci vedi, li porti. Vi siete divertiti a mascherarvi? Sì. Andate avanti e indietro? Ci sono anche i fantasmini? Sì, gli scheletri. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Fano TV. Ciao!